Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Focus, il nostro spazio di approfondimento che oggi ho voluto intitolare Acque Nere, Acque Chiare, perché partiamo da un dato che forse non tutti conoscono. A Catania solo il 20% delle utenze è allacciato ad una rete fognaria. Pensate, è uno scenario quasi da medioevo, con conseguenze gravissime perché da una parte inquiniamo il mare, dall'altra manca l'acqua e quindi quest'acqua viene sprecata e non ultimo paghiamo multe salatissime all'Unione Europea. Pensate che l'Italia paga da quasi 10 anni all'Europa milioni di euro. La multa è di 5 euro al giorno per ogni utenza non collegata, che in Sicilia fanno 50 milioni l'anno. Lo paghiamo da 9 anni, il conto è presto fatto. Sono ben 450 milioni di multe. Somme che potevano essere utilizzate per realizzare infrastrutture. Ma torniamo al dato delle utenze, questo 20%, di cui parleremo con i nostri ospiti. Vi li presento subito. Con me in studio c'è il professore Giuseppe Cirelli, docente di idraulica agraria dell'Università di Catania. Benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. E in collegamento l'ingegnere Salvatore Alecci, presidente dell'Associazione Idrotecnica per la Sicilia Orientale. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo, partiamo da questo dato, che è il dato che ha reso noto Fabio Fatuzzo, che è il commissario nazionale per la depurazione, che proprio qualche giorno fa ha voluto fare il punto sulla situazione. Ascoltiamolo. Catania è fornita di fognatura soltanto per il 20% della sua estensione. Vuol dire che l'80% di noi catanesi versiamo nella lava, che è un corpo recettivo che è frastagliato e quindi accoglie tutto quello che noi ci ributtiamo e basta, che poi però va a finire nel sottosuolo. Parte va a finire nel sottosuolo e poi si depura naturalmente, parte va a finire a mare e viene depurato dal mare. Ecco qua, viene depurato dal mare, insomma è un po' tutto da vedere, magari sì, dalla sabbia e dalla lava è quello che accade. Quindi questi liquami, come appunto ha ammesso il commissario per la depurazione, vengono per la maggior parte scaricati attraverso il sottosuolo. Assolutamente sì, è una pratica purtroppo che viene perpetrata da secoli, prima a Catania, però prima era giustificata nella città del Settecento. Non è assolutamente giustificata ed è totalmente illegale in una città moderna. Questa è una risorsa che tra l'altro raggiunge il mare più o meno depurata. Ha citato il commissario che viene, diciamo, il mare viene poi diluita, però diciamo, c'è un vecchio detto inglese che dice "Dilution is not the solution to the pollution", che vorrebbe dire la diluizione non è la soluzione per l'inquinamento. E più che mai non è nel caso di Catania. Ecco, ingegnere Alecci, le voglio chiedere, questo 20% più o meno a quale zona si riferisce di Catania? Praticamente al quartiere di Librino, più qualche piccola parte della periferia ovest della città, ma soprattutto il quartiere di Librino che, essendo di nuova edificazione, ha una rete di fognatura più recente e soprattutto è più vicina all'impianto di depurazione e quindi utilizza un tratto di collettore ancora perfettamente funzionante. Che si trova il depuratore a Pantano d'Arci. E spieghiamo anche ai nostri telespettatori per capire se voi siete tra quei pochi fortunati collegati al depuratore, basta controllare la bolletta. Se avete la voce depurazione vuol dire che voi siete collegati, tutti gli altri no. Potete anche darcene conto inviando qualche messaggio al nostro numero WhatsApp 342 745 5005. Professore Cirelli, ma che strada fanno questi? Queste acque dove vanno a finire? Allora, le acque che non sono immesse in fognatura e quindi percorrono in alcuni casi alcuni palazzi, dispongono di una fossa settica o di una fossa IMOF, le acque in uscita da queste fosse poi chiaramente arrivano nel sottosuolo. In alcuni casi, c'è altro che fiumi sotterranei. Assolutamente, tra l'altro a Catania è ricchissima di una circolazione di acque sotterranee estremamente importante. Dovete pensare che secondo dati dell'Enea, nell'indagine a cui noi abbiamo partecipato come Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente per valutare il riuso delle acque reflue di Catania, l'Enea aveva stimato che su Catania avevamo una circolazione di cosiddette acque parassite in fognatura di 24.000 metri cubi al giorno, cioè
il doppio della portata attuale di acque nere provenienti dagli abitanti di Catania. Quindi c'è una circolazione di acqua che un poco è acqua di fogna che viene nuovamente drenata dalle fognature, un poco è acqua di acque sotterranee di cui Catania è estremamente ricca e un poco è anche l'acqua che si perde dall'acquedotto di Catania, perché anche uno questo dei grossi problemi a proposito di siccità è quello che l'acquedotto di Catania perde molta acqua. Le cosiddette reti colabrodo. Esattamente, quindi c'è una circolazione di queste acque, poi in alcuni casi, se siamo fortunati, filtra attraverso ceneri vulcaniche e materiale sciolto, che è un ottimo mezzo filtrante, e poi una parte sicuramente arriva a mare e quindi condiziona la qualità e la balneabilità delle nostre coste. Ecco, voi avete realizzato proprio uno studio sulla capacità di fare da filtraggio della sabbia lavica. Alla fine possiamo dire che l'Etna ci ha salvato, siamo fortunati. Assolutamente, la nostra mamma Etna ancora una volta ha salvato i catanesi, perché la cenere vulcanica, in generale i materiali piroclastici, quindi il materiale che viene espulso dall'Etna, quindi quella che è chiamata cenere impropriamente o più che altro sarebbe sabbia vulcanica, ha una capacità filtrante eccezionale. Noi abbiamo fatto delle prove che sono attualmente in corso utilizzando delle colonne di un metro e in solamente un metro di cenere vulcanica che abbiamo raccolto dalle superfici delle tetti e terrazze del nostro dipartimento è in grado di rimuovere fino al 90% la sostanza organica e fino al 99.99% dei microrganismi. Quindi l'Etna ci ha salvato dall'inquinamento, perché sennò sarebbe spaventoso l'inquinamento che avremmo avuto a mare. Quindi ingegnere Alecci, ancora una volta un po' la natura ci fornisce delle risorse per tutelarci da altri guai, ma torniamo a questa percentuale, appunto tutto il restante degli abitanti si dota invece di, o si dovrebbe dotare di fosse settiche, è così? Sì, dovrebbe essere fornito di impianto di depurazione efficiente e poi in prospettiva, quando sarà realizzata la rete fognaria, allacciarsi alla rete fognaria, che è un obbligo fra l'altro stabilito dalla legge, e quindi le acque saranno raccolte dalla rete fognaria, che dovrebbe essere completata con questi finanziamenti recenti, e arrivare fino al depuratore esistente a Pantano d'Arci. Queste fosse settiche, chiedo ancora a lei, ingegnere, funzionano? Sono efficienti? Ma una fossa settica ben realizzata e soprattutto ben mantenuta in efficienza ha un certo grado di depurazione. Purtroppo però molto spesso si tratta di fosse mal realizzate e ancora peggio non mal gestite o non gestite per niente, non tenute in manutenzione. Ovviamente insomma ci sono anche piccoli impianti di depurazione, specialmente nei condomini più moderni, che utilizzano sistemi più moderni e più efficienti e che danno migliori risultati, ma anche qui a volte siamo in presenza di impianti non gestiti o mal gestiti e quindi con uno scarso rendimento depurativo. Ecco, ma per farci un'idea, se Catania ha solo il 20% delle utenze collegate alle fognature, un'altra città di sua conoscenza invece che rapporto c'è? Ma ci sono città che raggiungono il 100% quasi. Milano per esempio insomma ha una rete fognaria di recente realizzata, non da moltissimo tempo, molto efficiente. Anche le altre città del resto d'Italia hanno un buon grado di utilizzazione di raccolta delle acque fognarie. Purtroppo la Sicilia e Catania in particolare invece sconta un ritardo da molti decenni, tanto da essere oggetto di questa famosa procedura di infrazione dalla parte dell'Unione Europea, che ci costa l'abbiamo detto, ben 50 milioni l'anno. Ma quindi esatto, questo scenario da Medioevo, quando si vedevano, si immagina di vedere questi fiumi di liquami in mezzo alle strade, è un'esclusiva di Catania, oppure in Sicilia, per restare nella nostra isola, ci sono situazioni ancora più gravi?
Diciamo Catania è un caso emblematico perché diciamo, tra tutti i comuni siciliani è quello peggio servito in termini di fognatura, tant'è che ci sono, non mi ricordo se sono 29 o 39 agglomerati nell'ambito dell'area metropolitana di Catania che sono in infrazione comunitaria, quindi diciamo Catania incide in maniera particolare per quanto riguarda le inefficienze sui sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue. Come accennava l'ingegnere, però, è vero che è arrivato un mega finanziamento per un mega appalto per la realizzazione della rete fognaria. Quindi immaginate che nei prossimi mesi, anzi dovremmo dire nei prossimi anni, vedrete cantieri un po' dappertutto. E questo è stato anche un altro degli annunci dati da Fabio Fatuzzo. Quindi ascoltiamoli in questa seconda tranche di intervista. Per quel che riguarda la depurazione sono stati ripresi i lavori di progettazione, molti degli interventi sono stati già non soltanto completati ma anche assegnati in gara, altri saranno consegnati nel corso del mese di settembre, contiamo noi altri di completare tutti gli interventi di Catania entro il 25, cioè entro il 25 noi altri affideremo in gara a Invitalia tutti gli interventi di Catania. Catania è divisa in 8 lotti, c'è il lotto 0, i 6 lotti di Catania e l'impianto di depurazione, più altri lotti sono stati messi da parte nel passato. Il lotto 0 è più complicato ed è il vecchio e il nuovo allacciante. Il vecchio allacciante è quello che costeggia la costa, mentre invece il nuovo allacciante è quello che diciamo è sull'interno, cioè nella zona est, nella zona ovest. Il vecchio allacciante ha delle problematiche per cui dobbiamo per forza rivedere il progetto, ci occorre quella che si chiama perizia di variante. La perizia di variante è talmente importante che l'importo dei lavori passerà da 20 milioni, 20-22 milioni a più di 120 milioni, il che vuol dire che non si potrà firmare nessuna perizia di variante come progettista, ma bisognerà ribandire il progetto, quindi è una cosa molto importante. Noi altri pensiamo di separare il progetto, dividerlo in due, un progetto per il vecchio allacciante e un progetto per il nuovo allacciante. Non risolviamo il problema, però riteniamo che acceleriamo però il percorso di progettazione dell'uno e dell'altro. Provo un po' a sintetizzare quanto appena detto da Fabio Fatuzzo, commissario nazionale per la depurazione. Ha detto e ha preannunciato che stanno per partire i progetti, che una delle maggiori criticità è nell'otto zero che riguarda il vecchio allacciante, per capire bene quello che partiva insomma da Citrezza, Cicastello, per congiungersi a Pantano d'Arci dove c'è il depuratore. C'è stata qui la sorpresa, un errore di pendenza che addirittura abbiamo sentito fa lievitare i costi dai 20 milioni previsti a 120 milioni, un bel problema. Assolutamente sì, perché anche il finanziamento che era stato dato alla Sicilia per uscire dall'infrazione era complessivamente per tutta Sicilia di circa 900 milioni di euro, ma queste sono cifre che erano state assegnate nel 2015, adesso con tutti gli incrementi di costi io ritengo che ci troveremo in grossa difficoltà per completare tutte le opere che erano previste e che ci farebbero uscire dall'infrazione comunitaria. Poi io volevo aggiungere una cosa, che noi siamo in infrazione comunitaria dal 2015, abbiamo avuto prima due commissari a livello regionale, poi c'è stato il passaggio alla gestione di un commissario a livello nazionale, il Fatuzzo è il terzo commissario nazionale e quindi sono passati un arco di tempo inimmaginabile che non è assolutamente giustificabile. Che tra l'altro anche Fatuzzo adesso dovrà cedere il testimone al SIE, il Servizio Idrico Integrato, e quindi un ulteriore passaggio. Ma torniamo a questa conduttura, quella che appunto faceva sperare gli abitanti di Catania e circondario di poter fare un domani un bagno in acque pulite da Citrezza, perché conduce anche le acque da lì. Invece c'è questo stop, quindi a quando è rimandato? E questo purtroppo io non sono in grado di valutarlo, io temo che i tempi saranno molto lunghi, anche perché quello che è stato realizzato fino adesso è solamente una condotta, quindi un tubo per semplificarlo, che porta le acque da Capomulini fino attualmente a Piazza Mancini Battaglia. Ci sono 12 impianti di sollevamento, tra l'altro quindi con costi gestionali e anche con problemi che si potrebbero verificare in futuro, perché basta che un impianto di sollevamento vada in tilt che saranno costretti poi a scaricare praticamente sotto costa le acque reflue.
quindi i tempi sono lunghissimi e poi non dobbiamo dimenticare, e poi ci sarà la fase successiva in cui sarà necessario l'allaccio delle singole utenze private a questa condotta, quindi a carico degli utenti, a ovviamente. Carico degli utenti, ma quindi con tempi diciamo estremamente anche che possono essere molto lunghi, quindi purtroppo non vedremo in tempi brevi, temo, il nostro mare pulito. Ingegnere, c'era la pendenza sbagliata, ci ha detto, in questo sifone sotto, e quindi un errore tecnico, insomma, che si deve risolvere. Non lo so, vuole, come intende commentare queste dichiarazioni di Fatuzzo? Ecco, un commento. Ma dunque, il problema è del sifone di Piazza Galatea. Innanzitutto, vabbè, un sifone già in una fognatura è sempre da considerare una estrema razio, bisogna evitare di farlo perché è sempre un punto debole. A quanto pare lì è stato anche realizzato male, con pendenza al contrario, pare, cioè con l'estremo di monte più basso dell'estremo di valle, e quindi con difficoltà per il deflusso. In ogni caso, il sifone in una fognatura è sempre un elemento che richiede una particolare attenta manutenzione, perché è un punto in cui tendono a depositarsi le sabbie e i detriti che, insomma, che possono esservi nei liquami, quindi richiede una notevole manutenzione. Questo sifone è stato realizzato molto tempo fa, credo ormai una ventina d'anni, è stato realizzato in occasione della costruzione della metropolitana, perché la metropolitana andava a incrociare la condotta del vecchio allacciante preesistente, quindi è stato realizzato questo sifone, a quanto pare con errori di costruzione e soprattutto senza manutenzione da moltissimi anni, quindi oggi è da ritenere che sia completamente costruito e debba essere, cosa che non è facile, disostruito. Allora, adesso noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torneremo tra pochissimo per continuare a parlare di fognature e di depurazione. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando di acque nere, acque chiare, nel senso della rete fognaria e dell'impianto e della rete di depurazione, partendo da un dato, lo ripeto per chi si è appena collegato, che a Catania solo il 20% delle utenze è collegato alla rete fognaria. E riprendendo il discorso, parlavamo di questo allacciante, in termini semplici questa conduttura che da Capomulini portava tutte le acque liquami fino a Pantano d'Arci, c'è stato un intoppo, un sbaglio, un errore di pendenza e quindi una perizia di variante che costerà un occhio della testa. La domanda però è questa: perché allora le acque reflue di Aci Trezza, a Capomulini, devono fare tutta questa strada per arrivare a Pantano d'Arci, posto che il prossimo depuratore forse è appunto a Giarre e poi a Tormina? Perché ce ne sono così pochi? Ma allora, questa purtroppo è una impostazione che fu fatta negli anni 80 più o meno, in cui si era pensato che centralizzare la depurazione fosse la scelta migliore per un'economia di scala. Nel corso degli anni, negli altri paesi, sono andati in direzione completamente opposta, cioè si sono resi conto che la depurazione centralizzata, cioè fare grandi sistemi di condotte fognarie e portare l'acqua in un solo grande impianto di depurazione, è una scelta tecnicamente sbagliata, estremamente anche costosa dal punto di vista gestionale. Quindi gli altri paesi sono andati nella direzione della decentralizzazione, cioè realizzare impianti anche di scala più piccola, ma il più vicino possibile al punto di origine delle acque reflue, anche perché strategicamente nei paesi, soprattutto nei paesi come il nostro, in cui la risorsa acqua è estremamente importante, è una risorsa strategica, le acque reflue sono da decenni utilizzate per l'irrigazione e sopperiscono, come nel caso di Israele, il 90% delle acque reflue di Israele, che è il paese sicuramente più all'avanguardia al mondo per il uso delle acque reflue, il 90% delle acque reflue di Israele sono utilizzate per uso agricolo e riescono a soddisfare il 20% del fabbisogno in agricoltura.
Ecco, avete sentito, il 90% delle acque reflue. A Catania invece c'è il caso emblematico, vi abbiamo mostrato poco fa le immagini, di una condotta proprio pensata per il riuso delle acque reflue, cioè acque depurate dal depuratore, che invece di finire in agricoltura, come avrebbe dovuto consentire questa condotta, guardate, questa è la vasca di accumulo a Lentini, c'è tutta la conduttura, mancano alcuni raccordi, manca un ulteriore impianto di raffinamento delle acque e queste acque dove finiscono? A mare. Finiscono a mare. Questo è l'esempio emblematico. Tra l'altro condotta costata 6 milioni di euro, iniziati i lavori 12 anni fa, e questo tema è stato affrontato più volte in commissione consiliare. L'ufficio direzione lavori pubblici ha calcolato che servirebbero 2 milioni per completare i lavori. Invece l'acqua viene dispersa. Ingegnere, lei lo conosceva questo caso? Sì, 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 è una questione che si trascina da parecchi anni, credo una decina d'anni, questa condotta progettata dal comune per portare le acque fin ad una vasca vicina, ma non al lago di Lentini, vicino al lago di Lentini, che poi da lì sarebbero le acque andate nella rete di distribuzione irrigua del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania. Per problemi di contenzioso con l'impresa, di esaurimento dei finanziamenti, questa condotta non è stata realizzata ed è rimasta incompiuta da molti anni. Ora sicuramente saranno in vari punti in condizioni di degrado, anche queste immagini lo dimostrano, e quindi per completarla ci vorranno probabilmente molto di più di quei 2 milioni inizialmente stimati. Però le immagini mostrano anche che queste condutture erano arrivate lì, cioè mancava soltanto la bocca, ma insomma erano quasi arrivate a destinazione, serviva veramente poco. Questa è una condotta quasi ormai esistente, quindi sembra più facile, ma in realtà questo delle acque di riuso è un tema centrale, soprattutto quando noi siamo reduci da questa estate in cui il tema della siccità è stato nelle prime pagine di tutti i giornali. Assolutamente, non dobbiamo sprecare un solo litro di acqua reflua depurata che è scaricata a mare, perché è uno spreco di cui non ci possiamo assolutamente permettere. Dobbiamo pianificare nel breve e nel lungo periodo il riutilizzo completo di tutte le acque reflue, soprattutto i grandi impianti. Abbiamo fatto questa centralizzazione della depurazione, a questo punto sfruttiamo questa risorsa e quindi bisogna puntare assolutamente sul recupero totale delle acque reflue di Catania, anche col completamento dell'impianto. Dobbiamo pensare che adesso con questa famosa condotta potremmo recuperare, attualmente lo stato attuale di quel 20% di utenza, abbiamo 300 litri di acqua al secondo che in questo momento noi stiamo scaricando sul torrente Buttaceto e quindi poi arrivano a mare tramite e quindi, incorporando poi lungo la strada aiuto di più ovviamente. E quindi sono 300 litri al secondo e già da adesso si potrebbero recuperare, ma in futuro col completamento auspicabile della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Catania potremmo arrivare a 1500 litri al secondo. Secondo lo studio che facemmo allora nel 2019, che è nelle mani del commissario, noi potremmo irrigare circa 6.000 ettari della piana di Catania durante il periodo estivo e fino a 11.000 durante il periodo invernale. Quindi sono superfici importantissime e che darebbero un grande contributo per l'approvvigionamento idrico della piana di Catania, che è una risorsa fondamentale per l'economia catanese. Ingegnere, invece nel frattempo tirano fuori varie soluzioni, dai dissalatori a scavare nuovi pozzi, mentre invece l'acqua c'è e si continua a sprecare. Scusi, può ripetere? Non ho capito. Sì, dicevo che mentre l'acqua c'è e si spreca, si pensano altre soluzioni come il dissalatori o scavare nuovi pozzi. Certo, questo è un problema, un altro problema, quello della scarsità idrica, che in questa stagione, anzi quest'anno, di grande eccezionale siccità si è di molto aggravato. Le acque reflue potrebbero costituire una risorsa di notevole aiuto proprio per affrontare queste situazioni. È fra l'altro una risorsa immediatamente disponibile, che è perché la depurazione viene fatta in ogni caso, e anziché inviarle al mare, buttarle a mare, potrebbe essere utilizzata per il riuso sia in agricoltura che anche in alcuni casi anche nell'industria.
sarebbe una cosa molto, molto positiva riuscire a farla. Ecco, mi ha fatto ricordare anche la rete fognaria della zona industriale di Catania, credo che non è funzionato, non esiste. Di fatto non esiste, e utilizzano i canali che erano stati progettati e realizzati per il drenaggio delle acque di pioggia, vengono utilizzati per, come sistema di fognatura in maniera impropria, tant'è che poi si sa bene, ed è noto ormai, la stampa in questo periodo ne ha più volte trattato, questi canali, per evitare lo scarico sulla zona della playa, vengono sollevate queste acque e inviate al depuratore di Catania, ma è un sistema assolutamente improprio di gestire le acque della zona industriale. Allora, siamo in chiusura, brevissimamente volevo capire un po' com'era la situazione degli altri depuratori. Intanto questo di Pantano d'Arci, qualora tutti fossero collegati, sarebbe insufficiente, immagino. Assolutamente sì, tant'è che nel nuovo progetto dovrebbe essere allargato e potenziato fino a circa 1500 litri secondo, per servire tutti i famosi 500.000 abitanti che dovrebbero essere allacciati in futura depurazione. E poi c'è l'altro impianto, che era quello di Mister Bianco, che è un impianto realizzato parzialmente, poi abbandonato perché non allacciato al sistema fognario, vandalizzato, totalmente in stato d'abbandono, poi c'è stata anche una frana, che è previsto il revamping e quindi la rifunzionalizzazione dell'impianto. E questo impianto ancora, diciamo, è tra le cose che deve essere progettate e realizzate proprio dal commissario per la depurazione. E poi c'è anche la grande eterna incompiuta, che è il depuratore di Acireale. Tutta la zona della Cese è priva di sistemi di fognatura e di trattamento. Un'ultima battuta, ingegnere Lecci, un'informazione di servizio anche un po' pratica che può servire ai nostri telespettatori. Quando sarà completata la rete fognaria e l'allaccio di ogni utenza a carico dell'utente, più o meno di che costi si parla? Ma probabilmente ci sarà un incremento dell'ordine del 50-60%, stima così, insomma, a naso, ma poi dipende, insomma, da quello che saranno effettivamente i conti che dimostrerà il nuovo gestore. Nel frattempo dovrebbe entrare in attività il nuovo gestore, la SIE. Esatto, e quindi tutto da rivedere. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, e ringrazio il professore Giuseppe Cirelli, docente Grazie. Di idraulica agraria dell'Università di Catania. Ringrazio anche l'ingegnere Salvatore Alecci, presidente dell'Associazione Idrotecnica per la Sicilia Orientale, e naturalmente grazie anche a voi che ci seguite. A tutti un buon pomeriggio.